Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News per questa puntata di Quattro Chiacchiere da Remoto. Oggi siamo in collegamento con il presidente del coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile, Marco Fassero. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per questa intervista per chiacchierare un pochettino sul discorso di protezione civile. Grazie a lei. Partirei da qual è il ruolo della protezione civile in questa emergenza pandemica? Bene, il ruolo del volontariato di protezione civile è un po' particolare, quindi non essendo volontari esperti nei reparti sanitari, noi facciamo soprattutto, abbiamo fatto all'inizio, montaggio delle tende per il triage, ad esempio, davanti agli ospedali, davanti alle carceri, trasporto urgente, questa è un'altra attività, trasporto urgente delle dotazioni DPI, quindi mascherine, guanti, eccetera, per gli ospedali, attraverso le ASL di riferimento. Regione Piemonte ci attiva con delle liste e noi facciamo queste consegne, direi, velocissime. Supportiamo l'approntamento di luoghi destinati alla quarantena. Ad esempio, in questo momento un altro ruolo importante è quello logistico. Stiamo dando una mano ai militari per allestire il nuovo ospedale, chiamiamolo da campo, alle OGR, alle Officine Grandi Riparazioni. Quindi il ruolo principale è quello di assistenza alla popolazione e attività logistiche di supporto un po' a chi lo richiede, insomma, ecco. Sono state, se esistono, riscontrate delle criticità durante lo svolgimento di questa attività e quali sono, se ci sono? Sì, ma allora, nessuna criticità in particolare. Diciamo che forse non parliamo di criticità, ma probabilmente di non troppa conoscenza da parte di alcuni sindaci. Non è una cosa brutta quella che voglio trasmettere, però, ad esempio, quando un comune ci chiede di andare a interessarci presso le persone in quarantena per portare via l'immondizia, ecco, questa è una delle attività che proprio non possiamo fare. Non avendo come volontari i DPI necessari, prescritti, non possiamo fare questo tipo di discorso, insomma. Un'altra criticità deriva sempre dai COC. Abbiamo bisogno di volontari sul campo e quindi i comuni attivano anche delle associazioni non in convenzione. Questo significa non va troppo bene perché quei volontari non sono sicuramente assicurati, quindi c'è un problema di gestione. Però altre criticità direi proprio che non esistono, insomma. Ecco, andiamo, se vogliamo chiamare criticità un discorso di mancanza di tempo, cioè abbiamo tante cose da fare, allora va bene, ci manca il tempo durante la giornata, ecco, che si accavallano parecchie attività insieme. Le giornate si parla dal mattina alla sera o si finisce anche tardi? Sì, si parla sempre dalla mattina alla sera, a volte anche di notte, soprattutto parlando nei COC aperti dei vari comuni che nella provincia di Torino, città metropolitana, sono più di 120, mi risulta. Quindi le attività, quando ci sono dei numeri apposta formati per così aiutare anche di notte le persone che hanno bisogno. Qual è il numero dei volontari messi in campo? Ma allora, il numero di volontari messi in campo, il dato me l'ha fornito il vicepresidente questa mattina alle 9, quindi abbiamo trascorso 53 giorni dal 23 di febbraio, quindi questo è il periodo ad oggi che il coronavirus è praticamente operativo e ci fa tribulare un po'. Abbiamo fatto 18.756 registrazioni,
Noi abbiamo un database che ogni qualvolta un volontario, gruppo di volontari vengono attivati o dai COP o dai COC oppure dalle nostre colonna mobile per sia fare le attività e interventi e trasferimenti. Gli interventi e le attività sono state 2.125. I volontari effettivamente impiegati in 53 giorni sono stati 1.413. Questo dato è soltanto della città metropolitana, della provincia di Torino. Se andiamo, visto che poi il coordinamento di Torino si innesta nel coordinamento regionale, ho un altro dato. Tutte le altre province hanno messo in essere volontari per un totale di 3.185, 53 giorni. Sono dati, e parlo soltanto di volontari di protezione civile. Non sto parlando di Croce Rossa perché questi non li conosco, oppure di AIB, oppure di ANC, oppure di ANA, eccetera. I giorni uomo che abbiamo come risultato sono 9.293. Cosa significa? Se io faccio attività per una settimana, conto per 5 volte, quindi per 5 giorni. Quindi 1.413 volontari hanno fatto 9.293 giorni uomo. Sono dati molto importanti questi. Davvero numeri di rilievo. Certo, poi parlando anche di mezzi, i nostri automezzi messi in essere a servizio sia della popolazione sia per portare magari i letti alle OGR, in questi giorni facciamo anche questo, sono stati 160. Quindi abbiamo anche un bel consumo di carburante, insomma. C'è una qualche Scusa. attività particolare di cui vuole parlare? Ma in particolare, sì, diciamo che è appena passato il periodo di Pasqua. È stata una cosa molto bella, quella che è stata fatta. Diciamo che alcune aziende hanno regalato al volontariato di protezione civile delle uova di Pasqua oppure delle colombe. E i volontari, diciamo così, si sono privati del loro uovo e l'hanno donato magari alle case di riposo, l'hanno donate tipo a Regina Margherita, ai bambini che sono ricoverati in questo momento lì, e agli infermieri e ai medici, non a tutti perché non bastavano le quantità, però questa è una cosa un po' particolare dovuta anche al periodo. Certo, un gesto di solidarietà veramente nato col cuore. Certo. Io chiuderei con una raccomandazione o un messaggio ai volontari di Protezione Civile. Certo, i volontari che rappresento nel coordinamento di Torino sono 3.260 e che appartengono a 125 associazioni o gruppi comunali. Questo è il grande famiglia del coordinamento di Torino. Tutti i volontari, donne e uomini, sono persone molto preziose, soprattutto in questa emergenza, quindi vanno tutelati a tutti gli effetti. Sotto tutti i punti di vista. E li ringrazio tutti perché è vero che disponiamo di 3.200 volontari, però è anche vero che esattamente la metà sono in pista per operare. Magari altri no perché i COC non sono aperti, ma lavorano magari diversamente. Io li ringrazio tutti, nessuno escluso. La dedizione che hanno messo in essere e la stanno mettendo, la metteranno ancora, con il grande cuore del volontariato, che ci contraddistingue. Quindi, li ringrazio veramente di cuore tutti i miei fratelli volontari. Grazie, ci uniamo al ringraziamento a tutti i volontari e grazie anche a lei per essere stato in collegamento con noi. Mi ha fatto un grande piacere e alla prossima. Grazie mille a voi. Alla prossima e Buona buon giornata. lavoro. Grazie anche a voi, grazie. Buongiorno. Grazie. Continuate a rimanere su Obiettivo News per restare informati. Buon proseguimento di giornata.